quartiere Gioco Rosso è un format sportivo, diciamo, coprodotto dal gruppo scegliamocasa.it attraverso la società Media Invest insieme a D-Solution, quindi a Francesco Clemente, per diciamo, promuovere il matrimonio tra due passioni: la passione per lo sport, quindi in particolare per il Catanzaro Calcio, e la passione per il nostro territorio. Scegliamocasa.it come gruppo di intermediazione immobiliare già da diverso tempo investe nella promozione del territorio, oltre che del patrimonio immobiliare locale, e con questo format, insieme ad altri che sono in cantiere, intendiamo proprio proseguire su questa strada di promozione e sviluppo di quelle che sono le nostre risorse regionali. Il nostro appunto è un format un po' così originale, se vogliamo, per certi versi ci siamo voluti un po' discostare dai classici format prodotti in studio, comunque che ormai impazzano sui web, ti dico giustamente, soprattutto quest'anno vista la stagione che sta del nostro Catanzaro. Come dicevo, appunto, è un format itinerante che ha voluto in qualche modo dare la possibilità a tutti i tifosi e non solo di poter esprimere le loro opinioni sulle vicende del Catanzaro Calcio, chiaramente, però contestualmente abbiamo cercato nel nostro piccolo di dare risalto appunto ai singoli quartieri della nostra città. Sappiamo benissimo che il calcio fa da un po' da traino un po' a tante situazioni, a tante problematiche legate alla nostra città, perché lo consideriamo in effetti l'unico vero collante che accomuna un po' tutti i quartieri, tutto il territorio. La cui estensione, sappiamo bene, è vasta, da Sant'Elia a Catanzaro Lido. Noi cerchiamo per quanto possibile e parallelamente alla durata della stagione calcistica di poter visitare appunto tutti quanti i quartieri, dando la possibilità, quindi dando voce a quanti vogliono esprimere il loro parere sul Catanzaro in primis, però cerchiamo anche, come dire, di stuzzicarli, di stimolarli nel parlare anche delle problematiche eventuali che esistono nel quartiere dove risiedono. Per noi era soprattutto promuovere, oltre al Catanzaro, come diceva Fabio Grande, il connubio del territorio, perché per noi il territorio è molto importante, rivalutare quei quartieri che sono, secondo me, il collante importante di una città e di un'amministrazione. Infatti, dove ci siamo andati noi con le nostre telecamere, abbiamo riscontrato appunto non le problematiche solite del quartiere delle Lamentele, ma abbiamo visto anche della gente molto positiva che era predisposta appunto ad aprirsi a un dialogo con questa amministrazione e con la città, anche perché io penso che bisogna essere propositivi e non essere sempre disfattisti, cioè la città è quella che è, la sappiamo tutti, l'amministrazione è un'amministrazione nuova, quindi dobbiamo dare fiducia e quindi dobbiamo lavorare tutti per questo senso. Allora, sono orgoglioso di far parte di questa manifestazione, quindi sono io che devo ringraziare voi. Ci divertiremo con Rosita Mercatante, sarà uno spettacolo all'insegna della gioia e della felicità, ma non è una festa, perché il mio livello di scaramanzia non permette neanche di pronunciare questa parola durante la manifestazione, assolutamente. Però dico, se non seguo neanche il calcio io, quindi non so neanche che cosa sta succedendo, sento di temperature molto rigide, però non capisco per quale motivo si parli di questo, voglio dire, però comunque Avellino è sempre una bella città, al di là di tutto quanto, no? vorrei dirlo questa cosa. Ci divertiremo un sacco, ci saranno tanti ospiti. Io entro un po' nel dettaglio di quella che è la manifestazione, perché voi avete fatto bene a ringraziare tutti quanti. Tocca a me il compito di parlare un po' della manifestazione. Sarà un bellissimo percorso, ripercorreremo tante fasi del Catanzaro attraverso le immagini, attraverso l'imperatore, che ovviamente, no, sto parlando di Massimo Palanga, che sarà ospite della manifestazione attraverso un videomessaggio, attraverso le maglie che hanno fatto storia a Catanzaro, quindi grazie agli amici del Museo del Catanzaro che esporranno, definiamo i cimeli veri e propri. Sarò io che farò la parte più importante, volevo dire, della manifestazione. Ci saranno i club, ovviamente, ci saranno gli ospiti con i quali parleremo anche dello stadio, perché ci sarà ovviamente una delegazione del comune che non ha capito perché c'è lui e non ci sono io, va bene, comunque ci vediamo il 9 febbraio alle ore 20, vedo i presenti ridere per questa cosa, non c'è niente da ridere ovviamente,
Ci vediamo il 9 febbraio alle 20. Sanremo penso possa aspettare, perché il Catanzaro viene prima di tutto. Per il Catanzaro si va anche in galera, voglio dire, come dice, ti dava il coro. Vi aspettiamo al Teatro Comunale tutti quanti, dai.